Ispirazione quotidiana. Ho fede in Dio e nella fratellanza degli uomini, e le mie azioni lo dimostrano. Citazioni di oggi. Beata la nazione il cui Dio è l'Eterno. Beato il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Salmo 33, 12. Quando ti connetti al silenzio che è in te, è allora che puoi dare senso al disordine che accade intorno a te. Stephen Richards. Ispirazione di oggi. I grandi della storia erano persone capaci di estendere il loro pensiero affinché includesse tutte le nazioni e tutte le razze. Solo le persone con menti meschine provano odio razziale e fanno distinzioni. La perfetta idea di Dio dell'uomo è la base di ogni essere vivente e noi dobbiamo crederci e agire come se fosse così, perché è così. Quando non ci piacciono certe persone o certi gruppi, stiamo dimostrando i nostri piccoli e limitati punti di vista. Le persone in cui non riusciamo a trovare del bene, dovremmo renderci conto che sono fatte della stessa sostanza di cui siamo fatti noi. Nascono nella stessa mente e dalla stessa mente. Operano sotto la nostra stessa legge ed esprimono la nostra stessa vita. La nostra incapacità di vedere la loro origine divina è un ostacolo che ci creiamo da soli. Non è affatto facile, ovviamente. È uno sforzo continuo, perché ci troviamo a volte di fronte a dei muri invalicabili. Non sono loro che devono cambiare. Siamo noi che comunque dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, la nostra mentalità. È uno sforzo che ci è richiesto ancora. Un doppio sforzo, magari, che ci è richiesto. Ma è così. È in questo che sta la nostra differenza. Riuscire a includere il mondo intero nel nostro pensiero e credere a questo perché crediamo che Dio agisce attraverso tutti. Il popolo eletto è formato da persone che hanno scelto di amare i loro simili e di trovare del buono in loro. Intenzione di oggi. Credo nella paternità di Dio e nella fratellanza degli uomini. Nessuno è migliore di me, nessuno è peggiore di me. Io vivo nell'universo di Dio, pieno di popoli che Dio ama e che devono collaborare nell'amore. Non odio nessun uomo e nessuna donna. Mi piace la verità che si esprime in ogni nazionalità, razza e credo. Estendo il mio pensiero per includere tutti in un'unica benedizione. Sentite che bella intenzione. Ogni persona che incontro oggi mi benedice e mi arricchisce con nuove idee e nuovi valori.